Fabio Aru in visita di cortesia agli stabilimenti Gaerne all'inizio di una nuova stagione. Dopo sei anni con Astana cambia un po' tutto, si volta pagina verso gli Emirati Arabi. Come è nata questa decisione? Ma è una visita di piacere, sicuramente questa qua in Gaerne, che dal 2018 saranno le scarpe che porterò ai piedi, quindi un elemento fondamentale per le mie gare, per la mia preparazione. D'altronde ho trovato qua in Gaerne veramente un ambiente speciale, mi hanno accolto come un figlio, quindi questo per me vale molto e li ringrazio. Sicuramente dopo sei anni in Astana, che ringrazio insomma per avermi fatto passare professionista, per avermi portato a questi livelli, era arrivato il momento di fare delle nuove esperienze, di percorrere una nuova strada. Ho trovato in UAE Team Emirates una squadra che ha creduto veramente in me, che mi sta supportando in tutto e per tutto, mettendomi a disposizione una grandissima professionalità sia come atleti che come staff, e quindi sono veramente contento e molto motivato per la prossima stagione, dove sicuramente darò tutto me stesso, darò il massimo per appassionare il pubblico di questo bellissimo sport. Quale sarà il tuo ruolo in questo nuovo gruppo? Ma sicuramente le mie caratteristiche sono quelle delle corse a tappe, anche se non è ancora stato deciso il mio programma, comunque sia sono quelle le gare che più si addicono alle mie caratteristiche, e sarà quello anche di avere delle responsabilità logicamente, ma questo non mi pesa, anzi mi dà veramente una grande forza morale per cercare veramente di dare tutto me stesso. Stagione nuova, gli obiettivi sono quelli di sempre, due in particolare per questo 2018. Ma sicuramente l'obiettivo del mondiale è un obiettivo molto importante per me e per tutta la nazionale italiana, quindi vorrò arrivarci al 100%, anzi al 110% delle mie possibilità, e quindi quello sarà un obiettivo importante, e poi sicuramente quello di andar bene tutto l'anno è un altro obiettivo importantissimo. Il ciclismo sta spostando il proprio asse verso gli Emirati. Che cosa significa tutto questo? È un passaggio importante che darà nuovi sviluppi, secondo te? Ma questo significa che veramente gli Emirati Arabi si stanno appassionando a questo bellissimo sport, e questo non può che essere un bene per tutto il ciclismo. Dobbiamo veramente essere grati a tutte le altre nazioni, a tutte le altre, veramente gli altri stati che si avvicinano a questo sport. In bocca al lupo. Grazie, Crepi. Ernesto Gazzola, che è patrone di questa azienda, vorremmo capire quali sensazioni e quali emozioni hanno generato la presenza di un corridore di primissimo piano, di così alta levatura. Sì, credo che per me è stato un grande onore di averlo qua, un personaggio come Aru. La soddisfazione, ripeto, è stata grande, ecco, mi ha visitato tutta la fabbrica, si è reso conto che le scarpe viene costruite tutte in Italia, è rimasto molto soddisfatto. C'è stata anche curiosità da parte sua? Sì, interessato, sì, si è reso conto quanti pezzi che è necessario, che richiede per fare una scarpa, mi ha fatto i complimenti, l'ho ringraziato. Vi ringrazio anche voi adesso. Marta Gazzola è amministratore di questo gruppo, avere un testimone di così grossa caratura per la vostra azienda, che cosa vi aspettate? Diciamo che per un'azienda italiana, un'azienda made in Italy, perché le nostre calzature sono prodotte qui in Italia, il binomio Gaerne e Fabio Aru è diciamo il massimo a cui si può aspirare. E quindi in più Fabio Aru in questo momento campione italiano, diciamo che è veramente il binomio perfetto, quindi siamo felicissimi, orgogliosi di avere Fabio Aru come testimonial, e oggi ha visitato i nostri reparti produttivi ed è stato entusiasta di vedere la cura e soprattutto la passione che si respira qui in Gaerne. Per me è di fondamentale importanza che lui abbia percepito questa nostra passione, e
che la senta, che la viva, perché sa che nel corso della stagione l'azienda Gaerne è sempre con lui a supportarlo in qualsiasi necessità che lui possa avere. È proprio una precisa volontà quindi del vostro gruppo di assecondare poi fra l'altro le esigenze di un atleta di così grossa levatura? Beh, ha un campione italiano, un inizio di una collaborazione era il minimo che si potesse fare per un atleta come Fabio Aru, quindi quando ci siamo sentiti è nata questa idea di sviluppare una calzatura principalmente bianca, perché lui ama le calzature bianche. Quindi abbiamo seguito quelle che erano i suoi gusti, diciamo, quindi l'abbiamo tenuta bianca, campione italiano, e quindi abbiamo messo la bandiera italiana in questa zona e anche nella zona del tallone, e poi abbiamo avuto omaggiarlo con il suo logo del cavaliere dei quattro mori, il suo logo appunto, quindi con il cavaliere e i quattro mori e la stilizzata di Aru. L'ha vista per la prima volta oggi quando l'abbiamo scoperta, ha tolto il velo e mi ha fatto piacere che lui sia rimasto veramente entusiasta di questa calzatura.